quarantena non è un guai che è capitato solo a noi. Pure gli antichi romani una volta avevano potuto chiudere vac e voi. Tanto tempo fa, proprio a Roma capitale, i agirenne non strano male. Gente che tussavano, vietti e giovani che aveva forte. Nessuno poteva di essere, manca andare a porta. Eh sì, perché se uno ti toccava o stavi troppo vicino, subito cadesse malato da sera alla mattina. A quel tempo comandava Nerone, un tipo focoso, fino da quando era nuagnolo. Visto che i malati ormai erano assai, con un decreto aveva deciso che nessuno aveva da essere male. Era tutto chiuso, i gladiatori non potevano più combattere, e in un colosseo veramente c'erano solo gli altri. Ma qui i romani non erano tutto obbedienti. Qui ero mercato, qua pregare, qua trovai parente. Grande, zin, povere e ricche, tutte quante gli siano ogni pic. Ma per vi far capisci meglio, vi faccio qualche esempio. A così vedete che era veramente uno scempio. Vespasiano si vantava che i bagni aveva inventato. Però i ciumetti di rubinetto si aveva scordato. A così nessuno si lavava le mani. E il virus poteva arrivare sempre più lontano. Poi c'era Remo, sempre appresso frate, e non stavine mai a un metro l'una all'altra. Insomma, Romolo, per non si pigliare sta malattia, a una volta ad acceso mienza a una via. Catullo, po, e che ne parliamo a fa? A quella povera lesbia facia disperare. Volia 1000 baci, poi altri 100, e qui dalla fine ha fatto un tradimento. Giulio Cesare gli era uno assai imbeccioso. Già quando aveva nato, a mamma aveva potuto tagliare a cosa. Ed è proprio per questo motivo che decime Cesareo quando Guagnone da solo non arriva. Un 15 marzo, quando il decreto era già emanato, per forza aveva voluto gli in senato. Resta a casa, a moglie non aveva detto. Ma Cesare ha vissuto e si arricuote trafitto. Solo uno si comportava proprio buono, si lavava sempre i mani e stavia come un truone. Ma volete sapere chi era questo? Ponzio Pilato, e non aveva affermato manco Gesù Cristo. A così Nerone, visto che nessuno stavia assente, aveva trovato un modo per disinfettare tutti i gente. E siccome ormai si aveva proprio ingazzata, tutta Roma da un momento era bruciata. Mo finalmente più nessuno gli aggerenne e piano piano a malattia stavia finiscendo. Allora, prima che conte pure a noi ne fa d'arrosto, per favore, stavimo ognuno a casa nostra.